Buonasera da Vicenza, siamo in Viale della Pace, ci troviamo proprio sulla famigerata pista ciclabile che sta strozzando il traffico. Ieri abbiamo raccolto la voce di chi qui ci vive, di chi qui ci lavora e sono davvero tutti molto molto infuriati. Ricordate? Pericoloso, pericolosissimo. La settimana due incidenti, uno a piedi e uno in moto, perché è stretta. Un traffico aumentato moltissimo. Uno smog è aumentato moltissimo perché le macchine rimangono in zona molto di più. La pista ciclabile è utilizzata veramente poco e più ci sono stati creati dei danni enormi alle attività commerciali. L'assessore Cicero ha sempre fatto delle ottime cose per quanto riguarda la viabilità, quindi sono sicuro che farà ottime cose anche per Viale della Pace. Queste le voci dei residenti e dei commercianti che noi di Rete Veneta, come sempre, abbiamo raccolto e portiamo puntualmente alle autorità competenti, in questo caso al nuovo assessore alle infrastrutture, Claudio Cicero. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, ha visto il nostro servizio, il servizio di Rete Veneta? Ho visto il vostro servizio e mi sto già rendendo conto della difficoltà che c'è qui in Viale della Pace, dove dobbiamo mettere in moto un meccanismo di fluidità, soprattutto nell'attestazione, dove oggi c'è un'attestazione singola, invece deve essere minimamente doppia con l'arretramento della pista ciclabile e del marciapiede verso l'interno. Dobbiamo senz'altro sentire i privati perché poter usare questa parte di area concordandola con loro in modo tale da allargare l'incrocio, perché così com'è in sofferenza. Cercheremo di mantenere i costi al massimo, ma dobbiamo sicuramente attuare questo tipo di politica della fluidificazione del traffico. Bene, ringraziamo l'assessore Claudio Cicero, voi continuate a mandarci le vostre istanze, noi continueremo a chiedere le risposte agli assessori, insomma è un grande continua.